Bene, e buonasera, grazie e grazie in particolare proprio a Stefano Momentè perché se siamo qui quest'anno con questo libro è in parte anche merito suo. Esattamente un anno fa ci ha ospitato alla precedente edizione del Vegan Day e poi da quell'occasione è nata l'idea di mettere insieme le nostre diverse competenze e realizzare questo libro. Quindi diciamo proprio un percorso di quest'ultimo anno che oggi si conclude in un certo senso con questa presentazione. Allora, nella realizzazione del libro abbiamo affrontato diversi aspetti, quindi una prima parte che riguarda la parte nutrizionale, sia delle varie problematiche associate al glutine e ai latticini e le indicazioni sulla dieta vegana equilibrata, perché questo libro è proprio pensato per tutte quelle persone che hanno dei problemi di intolleranza al glutine, di sensibilità al glutine o delle reazioni avverse ai latticini, quindi allergia alle proteine del latte o intolleranza al lattosio. Questo perché anche le persone che soffrono di questo tipo di problematiche possono e devono sentirsi libere di avvicinarsi a un'alimentazione a base vegetale, vegana in questo caso, proprio perché abbiamo escluso completamente anche i latticini per permettere alle persone intolleranti di seguire questa alimentazione. E il fatto di dover convivere con un'intolleranza e scegliere una dieta vegana vuole proprio essere dimostrato in questo libro come sia un'associazione poi possibile e fattibile anche dal punto di vista nutrizionale, purché venga fatta con attenzione e conoscendo un minimo di basi, di indicazioni che permettono alla dieta di essere comunque corretta. Quindi nel libro abbiamo brevemente, vi faccio vedere i punti, quindi i capitoli del libro in pratica, quindi una prima parte su che cos'è il glutine, tutte le malattie associate al glutine, le reazioni avverse ai latticini, le motivazioni che possono spingere alla scelta veg, perché alcune persone magari non sanno, non conoscono bene le motivazioni o si limitano solo a poche conoscenze, le indicazioni per la dieta veg corretta e poi le indicazioni proprio pratiche specifiche nelle diverse situazioni. Poi un'altra cosa importante è imparare a leggere le etichette, quindi vi diamo anche delle indicazioni per saper riconoscere nei prodotti che acquistate la presenza di eventuali sostanze o componenti ai quali dovete prestare attenzione. E poi qualche consiglio sulla gestione poi nella vita quotidiana della vostra cucina quando si tratta di manipolare alimenti con glutine o senza glutine. Allora, brevemente vi dico due parole sul glutine perché se ne sente molto parlare, ma forse non tutti hanno ben chiaro di che cosa si tratta. Il glutine non è altro che una proteina, un complesso proteico formato da due diverse frazioni, quella delle glutenine e quella delle prolamine, che svolgono una funzione di riserva nell'embrione del seme, quindi dovranno fornire del nutrimento all'embrione quando germoglierà. Ma noi utilizziamo il glutine a scopo poi tecnologico, perché dal punto di vista della tecnologia alimentare, quando queste proteine vengono a contatto con l'acqua, formano un reticolo nel quale viene poi intrappolata l'anidride carbonica durante, ad esempio, la lievitazione del pane. Quindi diciamo il glutine per noi ha un significato diverso e molti poi dei cambiamenti, dei miglioramenti che sono stati fatti sul tipo di cereali contenenti glutine hanno proprio puntato ad aumentare questo contenuto di glutine per migliorarne poi le caratteristiche. Vi dice due parole Francesca proprio dal punto di vista poi pratico del glutine in cucina. Oh no, uso questo. Allora, buongiorno a tutti. Riguardo al glutine, quello che posso dire è che la mancanza di glutine, la mancanza di latticini e anche di uova, visto che stiamo parlando di cucina vegana, chiaramente può creare dei problemi. Bisogna tenere presente
ad esempio, che il glutine favorisce la lievitazione. Il glutine è una sorta di, forma una specie di colla, forma una specie di maglia, la famosa maglia glutinica, che intrappola, per esempio, nel caso del pane, ma anche nel caso dei dolci, le particelle di anidride carbonica che si formano e che normalmente permettono appunto di favoriscono questo movimento verso l'alto dei nostri prodotti da forno. Quello che succede in mancanza di glutine, quindi, è che non c'è questo aspetto dell'elasticità. Come si può ovviare? Bisogna utilizzare degli impasti bisogna dosare bene le farine, fare tanti esperimenti, perché il libro è frutto di centinaia di esperimenti, e tenere un impasto tendenzialmente più liquido rispetto a quello che sarebbe l'impasto della panificazione tradizionale. Quindi non avremo quella bellissima attività che consiste nel fare la pasta del pane. Se qualcuno di voi la presente, è un movimento estremamente riposante, rilassante, che ci mette in contatto anche con la nostra, come dire, la nostra tradizione, quasi atavico come, no? Comportamento, come movimento. Quindi purtroppo quell'aspetto lo dobbiamo perdere, perché utilizzeremo impastatrici, utilizzeremo planetarie, utilizzeremo anche delle fruste, ma è comunque un impasto che assomiglia, per darvi un'idea come consistenza, a quello di una torta, leggermente più denso dell'impasto di una torta. E questo per quanto riguarda l'aspetto glutine. Le uova anche hanno una funzione che nella cucina tradizionale, nella cucina vegana, vengono sostituite di volta in volta, a seconda della ricetta e a seconda degli ingredienti presenti, con altri prodotti, che possono essere i semi di lino, ad esempio. Hanno anche loro un potere legante, hanno un potere di rendere più vischioso l'impasto. Può essere lo yogurt, può essere la banana, non esiste una regola generale. Come dico, è una cucina che si basa su sperimentazioni continue. Però, tornando al glutine, dico solo una cosa, poi passo la parola ad Alessandra. Questa sera voi assaggerete un pane realizzato con farine varie, fra cui la farina di grano saraceno, che è prevalente, e l'assaggerete in forma di crostini con poi delle alghe wakame, di cui spiegheremo più avanti quando affronteremo la parte veg magari. E continuiamo col percorso di conoscenza del glutine e per capire come mai negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento delle reazioni avverse delle persone che manifestano poi intolleranza o sensibilità al glutine. E questo dipende probabilmente in gran parte da due aspetti. Uno è il fatto che tutti i cereali con glutine, in particolare il frumento, negli ultimi anni sono stati sottoposti a dei miglioramenti che hanno voluto proprio rendere queste nuove varietà con delle caratteristiche che le rendessero più produttive e più adatte poi alle varie tecniche agronomiche. Oltre a questo, c'è anche da dire che le nostre abitudini alimentari hanno portato ad un aumento di consumo dei prodotti contenenti glutine. Ormai tutti i giorni mangiamo alimenti che derivano dal frumento, e questo ha veramente esposto una maggior parte ormai di persone che magari avevano questa predisposizione, e con questa continua esposizione al glutine hanno avuto poi anche modo di manifestarla. Quindi non vi ho detto però una cosa importante, cioè che questa reazione al glutine nasce sostanzialmente dal fatto che noi non siamo in grado di digerire completamente le proteine del glutine, quindi ne rimane un piccolo frammento peptidico che in alcune persone, se supera la barriera intestinale, è in grado appunto di scatenare questa reazione avversa. È un po' come se nel corso dell'evoluzione non fossimo stati al passo con questi cambiamenti
tanti e non siamo riusciti poi a sviluppare appunto tutti quegli enzimi, tutto quel meccanismo poi di digestione che ci potrebbe permettere in realtà di degradare completamente queste proteine e non avere reazioni avverse. Il cambiamento antropologico alimentare è nato almeno 10.000 anni fa con l'inizio della rivoluzione agricola. Da allora i cambiamenti sono stati continui, sempre finalizzati proprio a migliorare la produzione e le caratteristiche dei cereali, fino ad arrivare nei tempi più recenti, intorno agli anni 60, quando gli incroci sono stati molto più spinti e molto proprio focalizzati ad aumentare la produzione e la resistenza poi alle malattie e a quant'altro. Tra questi miglioramenti, uno particolarmente significativo, forse quello anche più determinante, è avvenuto nel 1974, quando è stato incrociato una varietà che è il Senatore Cappelli, che era stato mutato attraverso dei raggi gamma, è stato incrociato con una varietà messicana e da questo incrocio è nato il grano Creso, che è quello attualmente più diffuso. Questo grano Creso, tra le varie caratteristiche, ha quella di contenere il doppio del glutine rispetto ai cereali che si utilizzavano negli anni precedenti, e da molti questo è stato considerato proprio un aspetto determinante poi nello stimolare in un certo senso lo sviluppo, la diffusione della celiachia. La celiachia non è altro che un'enteropatia infiammatoria autoimmune permanente, quindi è una patologia intestinale in un certo senso infiammatoria, cronica, che ha però una base autoimmunitaria. Fin dall'antichità si suppone che esistessero situazioni, casi di celiachia, perché da quello che si è potuto risalire analizzando alcuni reperti si sono osservati dei segni, delle caratteristiche che fanno proprio pensare a una celiachia associata poi a osteoporosi, a malassorbimento di alcuni nutrienti e altro. Oggi è una delle intolleranze più diffuse al mondo ed è l'unica malattia autoimmune della quale noi oggi conosciamo tutto, dalla causa alla patogenesi fino alla terapia. La prevalenza è, come vi dicevo, in aumento e secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute in Italia al 2014 si registravano circa 172.000 casi di celiachia, diffusi prevalentemente tra le donne e soprattutto al nord. Diciamo stranamente sono diffusi soprattutto al nord, dove probabilmente si sommano diversi fattori che poi contribuiscono alla manifestazione della malattia, che poi comunque li vedremo. Oltre a queste diagnosi certe, a questi casi noti, ne esistono almeno, si stima, 450.000 che non sono ancora riconosciuti e che sono rappresentati da tutte quelle persone che hanno di fatto una positività per gli anticorpi, hanno una predisposizione genetica, hanno delle lesioni alla mucosa intestinale, ma che di fatto non hanno una sintomatologia così evidente da farli riconoscere subito. Quindi sono persone che magari per anni convivono con la malattia senza sapere di averla. La sintomatologia è piuttosto generale, nel senso che ci sono alcuni sintomi specifici che comunque possono essere comuni anche a altre situazioni di infiammazione intestinale, e poi c'è una serie di sintomi atipici che sono poco indicativi, ma che poi confrontandosi col medico e facendo i giusti approfondimenti diagnostici possono contribuire comunque a portare alla diagnosi e a identificare la malattia. Quindi se avete qualche sintomo che vi può far sospettare una celiachia, dovete appunto parlarne col vostro medico e fare gli approfondimenti specifici. La celiachia non si diagnostica con i test della farmacia o dell'erboristeria. Questo è importante perché purtroppo molti ormai si sottopongono ai vari test di intolleranze che vengono proposti ovunque, ma che non hanno nessuna affidabilità. E questo non fa altro poi che costringere la persona a eliminare dalla propria alimentazione una serie di alimenti pensando di essere allergica o intollerante, ma che poi di fatto non hanno nessun motivo di essere eliminati.
proprio perché non sono test affidabili e quindi veramente non serve assolutamente a niente sottoporsi a questi test. La diagnosi corretta viene fatta appunto con uno specialista, inizialmente si va alla ricerca di anticorpi specifici e poi successivamente, se è necessario, si prosegue con la ricerca con la biopsia intestinale che darà proprio la diagnosi definitiva grazie alle lesioni caratteristiche della malattia. E la celiachia è una malattia a base genetica, cioè non siamo tutti predisposti alla celiachia, ma per sviluppare la malattia è necessario avere una particolare presenza, la presenza di un gene in particolare che è l'HLA, che è coinvolto poi nella risposta immunitaria e che è proprio diciamo la chiave affinché il contatto con il glutine, quindi con quel frammento di prolamina che non è stato degradato, scateni questa reazione avversa, eccessiva e anche in un certo senso inutile, perché il nostro organismo non sa riconoscere che non è una proteina pericolosa, ma lui la considera come un agente estraneo pericoloso, quindi scatena questa reazione. Quindi la presenza di geni che predispongono alla celiachia è presente praticamente nel 95% dei soggetti celiaci. Chi non ha questa predisposizione genetica non la svilupperà. Non basta però essere predisposti geneticamente, ma sono necessari altri fattori che poi contribuiscono allo sviluppo. Infatti, anche se questa predisposizione genetica si osserva in circa il 25-30% della popolazione, poi è solo una parte inferiore, una piccola parte che la manifesterà. Il meccanismo con cui si manifesta la celiachia è un meccanismo che si basa in pratica sul passaggio del frammento, quindi che rimane dalla digestione del glutine, oltrepassa la mucosa intestinale e una volta oltrepassato viene riconosciuto come agente estraneo e quindi potenzialmente pericoloso dal sistema immunitario. Il complesso HLA mutato in questo caso lo riconosce in modo tale da attivare quella risposta immunitaria che andrà poi a distruggere le cellule della mucosa intestinale, e questo si spiega proprio quel tipico quadro istologico di atrofia dei villi intestinali che si associa alla celiachia, proprio perché ci autodistruggiamo la mucosa intestinale. Questo, il fatto di danneggiare la mucosa intestinale, comporta poi anche un deficit di assorbimento di vari nutrienti e la reazione autoimmunitaria può andare poi a danneggiare anche altri organi. Quindi celiaci si nasce con la predisposizione, ma si diventa nel corso della vita e non tutti i soggetti predisposti lo diventeranno. Tra i fattori che più possono favorire lo sviluppo abbiamo diverse ipotesi, probabilmente le infezioni intestinali ricorrenti, soprattutto in età infantile, che contribuiscono a danneggiare la mucosa intestinale e la flora batterica. L'eccessivo uso di igiene nei primi anni di vita, oggi siamo abituati a sterilizzare tutto, i bambini crescono in condizioni quasi asettiche, ma in realtà il contatto con antigeni, diciamo con sostanze ambientali, è uno stimolo allo sviluppo del sistema immunitario. Quindi i bambini che sono troppo puliti paradossalmente poi possono sviluppare più malattie, proprio perché hanno un sistema immunitario che non è poi strutturato, non si è sviluppato in modo tale da rispondere correttamente alle cose insolite e potenzialmente pericolose che incontra. A questo proposito, l'unica cura chiaramente è il non assumere glutine da parte dei soggetti celiaci. Allora, cosa succede? Che ci sono allora tutta una serie di alimenti che sono stati che sono a disposizione. La grande fortuna è che nel corso degli ultimi 20 anni, soprattutto negli ultimi 10, gli alimenti a disposizione, freschi o meno, sono tantissimi per i celiaci.
ormai si trovano, avrete visto, in tutti i supermercati, oltre che nei negozi biologici, si trovano adesso anche disponibili in molti bar o altro. Però qual è il grosso inconveniente di tutti questi prodotti? E qui mi riallaccio al discorso che faceva Alessandra, è che non sono, da un certo punto di vista, molto sani. Perché? Perché fanno un utilizzo intensivo di fecole, di zuccheri, di grassi, e non necessariamente di grassi buoni, nonché di un'altra serie di prodotti come le gomme, degli addensanti, dei gelificanti, degli stabilizzanti, di cui dopo magari vi parlerò, di tutti questi prodotti, e quindi influiscono andando a peggiorare praticamente quella che è la situazione di un intestino già compromesso. Ci sono delle aziende che lavorano di qualità, però il consiglio che io mi sento di dare anche a Alessandra è di non fare un uso smodato, quindi quotidiano, di questi prodotti, ma puntare più su prodotti di origine naturale, cioè un'alimentazione di origine naturale, quindi privilegiare i chicchi interi piuttosto che le paste, utilizzare degli zuccheri buoni, evitare lo zucchero tradizionale, cioè saccarosio, insomma tutta una serie, stare il più vicino possibile a quello che è l'elemento naturale, integrando magari questi prodotti di origine naturale con i rimedi dei nostri antenati, tutti i prodotti fermentati che facevano i nostri avi, se non i nonni, i bisnonni o altro, pensiamo ai crauti, pensiamo alle rape, tutti alimenti che subivano un processo di lattofermentazione. Quelli sviluppano dei batteri buoni che vanno a favorire una corretta un corretto come dire il un intestino una flora, una corretta flora intestinale. Ecco, questa è l'unica cosa che ci tenevo a dire per il momento. E prima di passare la parola ad Alessandra, allora io farei assaggiare alcuni crostini che dicevo prima, sono realizzati con alga wakame, cipolle, semi di sesamo. Invito anche i più scettici a provare, perché di solito questa è una ricetta che io la propongo ai miei corsi, mette un po' tutti sull'attenti, perché si sente parlare di alga e non tutti sono a favore dell'alga. Ha un sapore molto intenso, però provatela e poi ci sapete dire. E allora, ecco, qui mi collego a uno degli altri aspetti che sono sicuramente fondamentali poi nello sviluppo della celiachia, cioè lo stato del microbiota intestinale, che è rappresentato in pratica da quei batteri che vivono nel nostro intestino. Questo perché i batteri intestinali hanno un ruolo anche protettivo nei confronti di tutto ciò che arriva all'intestino, compresi eventuali patogeni, ma soprattutto hanno un ruolo anche difensivo a livello di difese proprio immunitarie. E il fatto di avere una flora intestinale valida, quindi dove i batteri buoni, diciamo, predominano e riescono a difenderci bene, è sicuramente un fattore che può aiutare nel controllo poi della malattia, e probabilmente anche poi nel fatto che non si manifesti in modo evidente. Il microbioma, quindi questo insieme di organismi che colonizzano il nostro intestino, risente di tantissimi fattori. Vi parlavo del fatto che la celiachia è diffusa soprattutto al nord, probabilmente perché lì troviamo molti di questi fattori proprio come elementi della vita quotidiana, a partire dall'inquinamento, dallo stress, dalla vita sedentaria, dall'abuso di farmaci, dall'alcol, dal fumo. E quindi questo insieme di fattori ha sicuramente un effetto dannoso sulla flora intestinale, e poi successivamente può, nelle persone predisposte, contribuire allo sviluppo della malattia. L'alimentazione ha un doppio ruolo, cioè da una parte è sicuramente uno dei fattori che vanno a incidere negativamente sulla flora intestinale, ma dall'altra noi possiamo utilizzare l'alimentazione proprio per migliorarla e quindi ottimizzare questa convivenza con questi batteri.
Il tipo di alimentazione determina la flora intestinale. Alimenti infiammatori, o meglio, alimenti che hanno un'azione infiammatoria, come la carne rossa, le uova e i latticini, aumentano la permeabilità intestinale e modificano proprio il tipo di composizione di questi batteri. Dall'altra parte, come vedete, gli alimenti vegetali hanno un'azione antinfiammatoria e vanno poi a modulare, a inibire quella risposta immunitaria che va a danneggiare poi la mucosa intestinale. Quindi davvero attraverso quello che mangiamo riusciamo anche a determinare questo aspetto e a favorire o meno l'insorgenza poi dell'infiammazione. La dieta ha quindi un doppio ruolo, quello di essere la terapia base, l'unica terapia per la celiachia al momento è l'esclusione del glutine dalla dieta, un'esclusione totale e permanente, quindi per tutta la vita chi ha la celiachia dovrà evitare il glutine. Ma dall'altra parte noi sappiamo anche che attraverso l'alimentazione, quindi attraverso una dieta sana ed equilibrata, noi andiamo a fornire delle sostanze positive, delle sostanze utili proprio per mantenerci in salute, per evitare poi di introdurre eccessive molecole infiammatorie, ma al contrario dobbiamo anche fornire appunto quegli elementi che vanno a far crescere nel modo migliore la nostra flora intestinale. E noi attraverso una dieta a base vegetale riusciamo a soddisfare tutti questi requisiti. Cosa vuol dire quindi? Come si fa a realizzare una dieta a base vegetale, in questo caso una dieta vegana, quando si è intolleranti al glutine? Allora, una dieta vegana deve, per essere definita equilibrata, basarsi sull'utilizzo quotidiano di alcuni gruppi di alimenti che permettono di fornirci i macro e i micronutrienti di cui abbiamo bisogno. Quindi un celiaco o una persona con reazioni avverse ai latticini dovrà comunque basare la propria alimentazione sull'utilizzo di questi alimenti. L'unico limite nel caso di celiachia sta nella scelta dei cereali senza glutine, perché esistono moltissimi cereali che sono consentiti, che possono essere utilizzati. Non c'è solo il riso e il mais, come molti purtroppo sono abituati ad utilizzare, ma esistono altri cereali meno conosciuti, meno usati nella nostra tradizione, come ad esempio il miglio, il sorgo, il teff, e poi gli pseudocereali come amaranto, quinoa e grano saraceno, che hanno poi anche una composizione aminoacidica, una composizione di proteine che li rende veramente molto buoni, completi e equiparabili ad altre fonti proteiche di origine animale. Una cosa particolare da segnalare è che anche l'avena può essere utilizzata dalle persone celiache. Molto spesso l'avena viene ancora sconsigliata, ma si è visto che il tipo di glutine contenuto nell'avena viene tollerato dalla maggior parte delle persone che sono in remissione. Quindi se non avete una celiachia attiva, diciamo in fase acuta, ma è una celiachia con cui riuscite a convivere, diciamo, senza particolari problemi, potete anche utilizzare l'avena, purché sia un'avena certificata senza glutine, quindi non contenga contaminazioni di altri cereali con glutine. Poi vuoi dire qualcosa? Sì, dico due cose in merito all'avena senza glutine, perché ho fatto una ricerca sulla pagina Facebook, la mia pagina Facebook, alla fine ho pubblicato i risultati di questa ricerca. Allora, i chicchi di avena senza glutine non mi risulta esistano. Esistono però diverse aziende che producono o commercializzano fiocchi di avena e adesso farina di avena. Una di queste marche è Revolution, poi ce ne sono, c'è una marca tedesca, mi sembra che si chiami Bauhof,
e poi deve esserci una marca danese, sicuramente destinato ad aumentare, anche perché è un, voglio dire, è un cereale che ha un sapore gradevole, tende al dolce e quindi se ne farà sempre più consumo, anche perché tende a favorire, rispetto ad altri cereali come il mais o altro, tende a favorire la lievitazione, quindi è utile. E invece poi ci sono tutti i cereali che vanno evitati, ma in genere chi è celiaco li conosce molto bene, a partire dal frumento in tutte le sue varietà, anche le varietà antiche del frumento vanno evitate, il farro, l'orzo, la segale e poi tutti i prodotti che derivano da questi cereali. In particolare quando si segue una dieta vegana è necessario prestare attenzione ad esempio al seitan, che è un concentrato di glutine e di frumento in genere. O adesso c'è anche di altri cereali, ma poi anche altre forme tipo il germe di grano, il bulgur, il couscous, che sono preparazioni molto usate nella dieta vegana ma che vanno appunto assolutamente evitate in questi casi. Esistono poi tutti i legumi, quindi come fonti proteiche, i legumi sono la fonte proteica principale delle diete vegane, delle diete a base vegetale e devono essere utilizzati regolarmente. I legumi sono naturalmente privi di glutine, quindi su questo non c'è nessuna preoccupazione e sono davvero fondamentali. Anche qui, come vedete, la varietà è ampia, quindi non c'è davvero il rischio di stancarsi o di limitare la dieta a un tipo di cereale e a un tipo di legume. Quindi alternando tutti i tipi di cereali ammessi e tutti i tipi di legumi, veramente non c'è nessun pericolo di stancarsi o di seguire una dieta monotona. Oltre ai legumi esistono dei prodotti derivati come il tofu, il tempeh, le farine di legumi, i prodotti a base di soia, che sono comunque delle alternative che possono essere utilizzate. Normalmente, diciamo, loro sono naturalmente privi di glutine, però è sempre una buona regola verificare quello che è scritto in etichetta per evitare il rischio di possibili contaminazioni durante la produzione. Le verdure poi ovviamente sono un elemento fondamentale delle diete vegetali perché ci forniscono vitamine, sali minerali, sostanze antiossidanti. Anche qua ogni stagione ci offre una varietà di verdure, di tipi, di colori, quindi anche qui non c'è davvero il rischio di stancarsi, di mangiare sempre lo stesso tipo. La frutta deve essere presente, anche questa ci fornisce vitamine, fibre, sali minerali. E la frutta secca e semi oleosi sono degli alimenti preziosi che dovrebbero essere consumati regolarmente anche dagli onnivori, ma che devono essere sempre presenti in una dieta vegetale perché forniscono dei grassi buoni, dei grassi poliinsaturi, forniscono minerali, forniscono vitamine liposolubili. Nella realizzazione... Dico soltanto una cosa a proposito della fibra. La fibra tende a favorire la lievitazione. Poi nel caso della frutta, la fibra, il dolce che assaggerete ad esempio è preparato con delle mele grattugiate. E quindi oltre al discorso della fibra che favorisce la lievitazione, qui la mela è stata usata come dolcificante naturale, quindi riducendo in questo modo il consumo di zuccheri. Dopo vi dico qualcos'altro sul dolce, però era per spiegare che le farine hanno anche un potere, come dire, un effetto nella cucina, e oltre alle farine di frutta, le farine di verdura, le farine di legumi possono avere un potere elegante. Molti di voi avranno usato la farina di ceci, avrete visto che in molte preparazioni c'è la farina di ceci, nelle stesse omelette, o meglio, le crepe si possono preparare solo con la farina di ceci, senza utilizzo di uova o altro, perché comunque sono sufficientemente dense e fibrose e non c'è bisogno quindi di aggiungere altri ingredienti di provenienza animale. E poi, quindi ecco, diciamo, questo è anche un modo poi per imparare a conoscere tutti i gruppi di alimenti e a utilizzarli magari in modi, in preparazioni che normalmente non ci verrebbe in mente di utilizzare, perché appunto non tutti magari sanno di poter utilizzare la mela grattugiata proprio per favorire poi la consistenza del dolce, insomma, per determinare le caratteristiche.
e nella dieta a base vegetale, se è corretta e bilanciata, è necessario avere anche delle accortezze particolari per quelli che vengono considerati nutrienti un po' più critici, come alcuni minerali, in particolare il ferro e il calcio, e poi altri nutrienti per i quali può essere necessaria, anzi è raccomandata, è necessaria una integrazione. Quindi sono tutti aspetti fondamentali che chi vuole seguire una dieta vegana deve conoscere e deve mettere in pratica affinché la dieta sia pianificata correttamente e riesca a fornire poi i nutrimenti necessari in modo corretto. I prodotti dietetici, come vi ha anticipato Francesca, presentano il limite di essere comunque prodotti trasformati e che molto spesso vengono addizionati di additivi, conservanti o altre sostanze. E noi nel libro non parliamo di alimenti dietetici, proprio perché vogliamo dimostrare come un'alimentazione senza glutine e senza latticini possa essere basata esclusivamente su prodotti vegetali naturali, quindi su cereali in chicco o derivati, che può essere la pasta, le farine o altri prodotti, e poi su tutti quei gli altri alimenti vegetali che abbiamo visto essere essenziali, dai legumi, la frutta, la verdura, la frutta secca, che sono comunque prodotti naturalmente privi di glutine e che quindi non richiedono, per non ci costringono affinché la nostra dieta vegana sia corretta all'utilizzo di prodotti industriali, di prodotti trasformati. Quindi i prodotti dietetici non sono indispensabili. Inoltre sono anche prodotti costosi, sebbene entro un certo limite vengano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma appunto non li riteniamo prodotti di qualità e vogliamo proprio insegnare a tutte le persone intolleranti ad alimentarsi preferendo i prodotti vegetali naturali, perché poi sono anche quelli che vanno ad avere l'azione migliore sulla nostra flora intestinale, quindi a fornirci, a garantirci tutti quei benefici che un prodotto dietetico difficilmente riesce a fare. In ogni caso, se li utilizzate, fate sempre attenzione alle etichette, quindi verificate bene che cosa c'è, preferite se possibile quelli con meno additivi. Allora, la seconda parte del libro contiene proprio le ricette di Francesca, che... Vuoi dire qualcosa? Sì. Beh, oddio, vedete le ricette, le vedete indicate, o meno le categorie di ricette. Abbiamo pensato un po' tutto, dall'antipasto al dolce, senza trascurare gli spuntini e le merende, e senza trascurare chiaramente i momenti importanti come quelli delle feste, perché alle feste ci si può concedere anche qualche vizio in più. Resta il fatto che comunque tutta la cucina, anche quella dei giorni festa, rimane una cucina naturale, e quindi si fa uso di farine possibilmente integrali, si fa uso di zuccheri buoni, e per lo più chiaramente non è adatto ai celiaci, però lo zucchero migliore in assoluto sarebbe il malto, perché si realizza partendo da un cereale germogliato, quindi è anche uno zucchero che contiene enzimi o altro. Riguardo ad altri zuccheri, si può fare uso dello sciroppo d'agave piuttosto che dello sciroppo d'acero, ma come giustamente dice anche Alessandra nel libro, si tratta pur sempre di zuccheri liquidi, quindi anche con quelli bisogna stare attenti. Ecco, una ricetta che adesso, un piatto che adesso vi faccio assaggiare, e la cui ricetta è tratta dal libro, è un dolce a base di grano saraceno. E, come avrete capito, lo amo molto perché l'ho messo nel pane, lo metto anche nel dolce. È una torta che come unico stravizio si concede il cioccolato, per il resto ho utilizzato 2 cucchiai di zucchero sulla dose che vedete qui. Vabbè, è una dose, qui abbiamo indicato i muffin, io ho realizzato una torta, però il concetto non cambia. E ho sostituito quindi lo sciroppo d'agave con dello zucchero integrale di canna.
Ve lo faccio assaggiare. Dicevo, la particolarità qual è? È che oltre a non aver utilizzato zucchero bianco e aver utilizzato pochissimo altro zucchero normale, non utilizzo chiaramente lieviti chimici, utilizzo solo il cremor tartaro e un po' di bicarbonato. E utilizzo la mela grattugiata e la bevanda a base di riso e mandorle per dolcificare ulteriormente e i semi misti, quindi vuol dire semi di quello che voi desiderate, semi di lino, semi di zucca, semi di girasole e anche magari qualche mandorla perché danno al dolce una consistenza un po', o meglio un sapore un po' rustico. Andrebbe servito tiepido, ma qui non abbiamo le possibilità e quindi chiedo ai valletti di partire questa volta magari dalla corsia di destra, perché abbiamo sacrificato qualche qui ce n'è qualcuno. Ecco, due note soltanto volevo aggiungere, perché ve l'avevo anticipato, sugli additivi alimentari, di cui si fa largo uso nei prodotti dietetici appunto per il pubblico celiaco. Allora, sono additivi alimentari, quindi sono sostanze che di per sé non vengono utilizzate da sole in quanto tali, ma esclusivamente in composizione, diciamo, con altri ingredienti per migliorare quello che può essere la consistenza e la densità, creare dei legami fra ingredienti che altrimenti fra loro si separerebbero. Quindi abbiamo tutti quegli additivi che vanno sotto la sigla da E400 a E499. Voi saprete che tutti gli additivi alimentari hanno una sigla caratterizzata da un E seguita da un numero. E mi sembra che si arrivi al E1600 addirittura adesso. Comunque, fra questi additivi ve ne è appunto una particolare categoria, che è quella degli addensanti, dei gelificanti e degli emulsionanti, che sono quelli contraddistinti da questa sigla E400 e 499. Allora, cosa vi rientrano? Vi rientrano addensanti naturali e addensanti non naturali. Il fatto che siano naturali non vuol dire però necessariamente che siano opportuni, o meglio, che possano essere consumati quotidianamente. Perché fra questi mi viene in mente anche la carragenina. La carragenina, per esempio, è un'alga rossa, mi sembra, di origine irlandese, che nella cucina tradizionale di certi paesi è sempre stata utilizzata. Non va comunque consumata in grandi dosi. La stessa cosa vale per la farina di semi di carrube. Sono tutti comunque prodotti che a lungo andare possono creare, oppure mi vengono in mente ancora la gomma di guar, la gomma di xantano, sono tutti prodotti che a lungo andare possono creare dei piccoli problemi. Le gomme, per esempio, cosa sono? Sono delle fibre insolubili che nel nostro intestino possono provocare disturbi, aerofagia, insomma, metabolismo intestinale o altro. Quindi il naturale in questo caso non va di pari passo con il salutare tout court. Allora bisogna farsi accorti e vedere e cercare di limitarli. Vedete nei prodotti che abbiamo fatto assaggiare questa sera, vedrete nel libro, se deciderete di prenderlo, che praticamente io non ne uso in cucina, fatta eccezione per pochi casi. Mi vengono in mente i biscotti natalizi e forse altre due ricette. Per il resto non ne faccio uso e nessuno si lamenta. Allora passo la parola di nuovo ad Alessandra. Abbiamo detto più o meno tutto, vi abbiamo fatto un po' capire quali sono i contenuti del libro. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa...